Negli scorsi episodi sono partito da Monza in un viaggio folle in elettrico fino alla Scandinavia e dopo aver attraversato la Germania, Francoforte, Friburgo e Amburgo, sono finalmente arrivato in Danimarca, nello Jutland settentrionale dove ho passato una settimana a esplorarlo in lungo e largo, guardando Aarhus, Aalborg e tutto il paesaggio naturale che mi ha portato anche in un mini deserto. Ora sono pronto a lasciare la Danimarca per la Norvegia, ma la protagonista di questo viaggio è sempre lei, la meravigliosa Rosita, una Fiat 500 elettrica dal colore molto particolare, con 320 km di autonomia dichiarata che scendono a 250 o 200 in autostrada e che però si è rivelata una fida amica in questo viaggio, anche con la sua estetica particolare e i cerchi MSV 85 Gloss Black che mi ha gentilmente fornito MSV proprio per questo viaggio. Oggi andiamo in Norvegia, e dopo una settimana a Aalborg, la lasciamo. Ma ci è piaciuto molto. E niente, ci dispiace lasciare la casa. Era molto bella. Va, siamo pronti per lasciare Aalborg e abbiamo ricominciato con le operazioni di incastro in macchina. Oggi lasciamo anche la Danimarca, ma non ci torneremo. E stiamo andando a Hirtshals, al porto, a imbarcarci per andare in Norvegia. Quindi niente, speriamo vada tutto bene. Sono in ansia. 1 hour later. Ah, ho perso tipo 40 vite perché siamo arrivati in porto di Hirtshals, però c'era scritto solo color line. E invece la fjord line partiva da un'altra parte, solo che poi non sapeva tornare indietro. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo chiesto anche a dei camperisti tedeschi se loro sapevano nulla, sapeva peggio di noi. E quindi noi e i camperisti tedeschi controvaro tipo con le quattro frecce. Fortunatamente a quest'ora non c'è nessuno a imboccare la strada giusta. Ovviamente poteva andare bene, no. Ciao Rosy, ci vediamo dopo. Ecco, la Mobi potrebbe vedere i traghetti della Fjord Line e prendere la freccia. Guardate che bello. Ma raga, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che la Mobi prenda davvero esempio su questi robi. Questo traghetto è la vita. Sono in tema. Guardate il denice. Le briochine. Anche la colazione salata se uno vuole. E questa lounge super illuminata con le siepi e gli alberelli. Ma che bello questo traghetto. Nel caso volesse c'è pure una sorta di fast food, l'Oasis Garden of Norway, giusto per rimarcare che Fjord Line è una compagnia norvegese e non danese. Qui c'è la reception con un pianoforte con cosa a vista e un menù. E poi c'è la lounge, però non ci possiamo entrare perché siamo poveri. Scherzavo, in realtà puoi entrare, la lounge è solo il nome del coso, però si può entrare. Ma che bello! Questa è la parte con la vista. Dei campioni con vista zaino di Riccardo e corridoio. Vedere i traghetti col wifi, e qui sto facendo una frecciatina alle compagnie italiane, può essere utile per esempio noi, e con noi intendo Riccardo, stiamo lavorando ai nuovi loghi di Noeline, perché Riccardo è una persona molto paziente.
Vero? È una faccia che dice più di mille parole. C'è anche Starbucks, te l'ho già detto prima, ma ve lo ridico. E quando non si lavora, si legge. O si fanno le storie. Siamo sbarcati in Norvegia ufficialmente e già lo scenario è bellissimo, cioè anche arrivando dal traghetto il paesaggio era stupendo nel fiordo, così che non è neanche uno dei più famosi, più belli della Norvegia, e già qua si vede la conformazione del territorio molto diversa. E ora la direzione è una città che se siete fan della Marvel conoscete benissimo, che è anche però la città più antica della Norvegia, Tønsberg. Siccome in Norvegia ci sono tantissime auto elettriche ma l'infrastruttura non basta, oggi ricarica Porsche e anche qui sono aperti a tutti. Questo è un massimo di 300 kW, adesso sta andando a 53, dovrebbe anche aumentare. Speriamo. I posti per le auto elettriche in questa stazione di servizio, cioè, sono tantissimi. Qua la colonia non si paga, non direttamente, perché paghi il parcheggio e quindi anche la ricarica con i riparti. Quindi qua basta semplicemente arravare e inserire il cavo. Se volete imparare a costruire una vera nave vichinga, a Tønsberg ve lo insegnano. La cosa simpatica è che Tønsberg ha due gemellaggi, uno è con la svedese Linköping e l'altro è con Ravenna, molto interessante. Comunque, tornando a noi, Tønsberg è la città più antica della Norvegia. A livello storico comunque non c'è mai stato nulla di particolare rilievo. Tønsberg significa fortezza sulla montagna, sul lato della montagna, dove volete. E i due monumenti, diciamo, più interessanti sono la cattedrale di Tønsberg, che in realtà è una classica cattedrale neogotica in mattone rosso, e poi le rovine della fortezza che dà il nome alla città, che si trova sul monte Slottsfjell. È diversa da quella ricostruita dal film, meno interessante se vogliamo. Ci sono molti edifici moderni e la parte più carina è quella sul fiordo, sull'Oslo Fjord, che appunto ha le classiche casette norvegesi, le ex case, i magazzini dei pescatori, che oggi sono tutti dei ristorantini, molto a calappia turisti, perché molti sono tra l'altro italiani. Il mio preferito è Peppes. Thank you.
Servizio in Norvegia significa che tutte le colonnine, i punti di ricarica o quasi, sono occupati sempre, sempre. Arrivare a casa, mancano 500 metri dopo un viaggio diciamo difficile per la difficoltà nel trovare delle colonnine libere, e ciò significa vivere in un paese dove ci sono tantissime auto elettriche e le colonnine iniziano, cioè le infrastrutture iniziano a scarseggiare per il rapporto. Abbiamo visto Tønsberg, più o meno sotto la pioggia, non intensa, diciamo un po' di pioggerella, carina, c'era solo quella stradina lì. E adesso diciamo, dopo un po' di coda, non a livello della Germania di domenica scorsa, siamo arrivati. Ultramoderna, cosmopolita, multiculturale sono gli aggettivi che forse meglio descrivono Oslo oggi, ma non la descriverebbero appena 50 anni fa, quando la Norvegia iniziava a diventare il paese ricchissimo e sviluppato che è adesso. Un paese che quindi è cresciuto forse troppo in fretta, cercando di dimenticare il suo passato di paese assai povero quando era appena una provincia, prima della Danimarca e poi della Svezia. Oslo era conosciuta fino al XX secolo con il nome Cristiania, dal re Cristiano IV che ne rifece in parte l'assetto urbano, e doveva essere la seconda capitale del regno di Danimarca-Norvegia, e che però vedeva la seconda semplicemente una provincia spesso bistrattata dai re danesi. Le cose cambiano con il passaggio dalla Danimarca alla Svezia, e sono proprio gli svedesi gli autori di molte delle opere architettoniche presenti nel piccolo centro storico di Oslo, tra cui il Palazzo Reale. La Norvegia ottiene l'indipendenza nel 1905, pur rimanendo un paese molto arretrato sotto molti aspetti. Oggi invece è una nazione assai ricca, piena di contraddizioni, che cerca di crearsi una cultura, un'identità culturale, soprattutto nella capitale, che oggi conta 900.000 abitanti o poco più se si considera anche l'area metropolitana, grazie a una ricca selezione di musei, tutti molto interessanti. You know what DK stands for? DK stands for? Allora, questi sono proprio i primi momenti a Oslo. Scusiamo. Quindi siamo in una zona che si chiama Grünerløkka, che è quella dei locali, non nel senso dei locals, ma dove ci sono i locali, che pensavo fosse quella dei locals. E cosa posso dirvi di Oslo? È una città molto, molto, diciamo, moderna, con una storia come quella di tutta la Norvegia povera, questo si vede in alcune parti della sua architettura. Il nome originale della città era Oslo, poi durante l'epoca danese è stato cambiato in Cristiania, poi quando la Norvegia è tornata indipendente si decise, come un po' tutta la Norvegia moderna, di ritornare alle origini e chiamarla Oslo, che gli abitanti chiamano Uslo, Uslo, Oslo. E è una città collinare. E interessante che per passare da una parte della città all'altra non ci sono cavalcavia, ma sottopassaggi, e quindi questo rende tutto molto più comodo e rovina molto la cittadina. Comunque già da qua sembra una città molto molto viva. Vabbè, adesso andiamo in centro. Stiamo andando in una zona di Oslo, quella più nuova in assoluto, che si chiama Barcode. Codice amaro, esatto, perché diciamo, l'intenzione di chi l'ha progettato da lontano sembra effettivamente il codice amaro di quello che si trova sui prodotti. Sono, diciamo, edifici di nuova concezione, molti dei quali uffici, ma molti anche appartamenti. Non so, manca dirvi che è riccanza pura, più pura, più pura. Però sono quelli che hanno contribuito a rinnovare lo skyline del centro cittadino. Possono piacere o non piacere, ovviamente, e tra l'altro sono stati costruiti tutti abbastanza velocemente, perché se andate a vedere Scam norvegese, la prima stagione risale a 6-7 anni fa ed erano ancora tutti in costruzione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché l'architettura moderna si sa che divide tutto. Noi abbiamo capito che in Scandinavia hanno ripulito parte dei loro porti, e infatti anche qui, in questo quartierino, che in realtà è un'isola artificiale galleggiante,
si può fare il bagno. Guarda, ci sono anche le canoe, guarda che belle. Ah sì, ovviamente qua c'è la sauna, perché d'inverno c'è questo magico gioco di farsi la sauna e poi buttarsi nel mare del nord ghiacciato. A Copenaghen lo fanno col Baltico, poi col mare del nord. Questo invece è l'edificio che ospita il nuovo museo di Edvard Munch. Non so mai come si pronuncia. Anche questo è molto recente come edificio, è molto particolare per la sua struttura, un po' da lontano sembra quasi carta piegata, in realtà è tutto alluminio e semitrasparente, e sopra si fa notare perché si curva improvvisamente. Particolare anche questo. Questo non credo neanche di dovervelo raccontare, è la famosissima opera di Oslo, su cui si può anche salire. Quella invece è Deichman Bjørvika, che è una nuova biblioteca finita tipo nel 2020, una roba del genere. Anche questa con un'architettura particolare, fatta per richiamare la luce, ma il terzo piano sporge, fa tipo balcone chiuso. Non so perché avessero questa cosa agli ultimi piani di sporgere, vabbè, gli piace. Bevendo, ma mi ha spiegato che questo locale, che adesso è uno dei più famosi, nasce dalla riqualificazione di un vecchio porto, e qua i pescatori su quella parte lì con le doghe orizzontali mettevano ad essiccare il pesce che pescavano, specialmente lo stoccafisso, come dimostra anche la capanna molto vecchia, ma in realtà tutti gli edifici qui si vede che sono vecchi e ristrutturati per mantenerli come erano e dove erano. Oggi ovviamente in città non si vede nessuno a essiccare lo stoccafisso, anche perché Oslo ha cambiato radicalmente il suo modello di business e quindi è diventato un locale, diciamo, un po' hipster chic alla moda, che ricorda, se andate a vedere il mio video su dove si mangia a Copenaghen, ricordo un po' il kayak bar, mi dà le stesse vibes, infatti diciamo è più costoso del kayak bar, però si mangia ugualmente bene, forse anche meglio. La comodità di Salt, che fa tutto questo street food così, è che però è super moderno, perché tu ordini da qualsiasi bancarellina direttamente dal QR code, inserendo poi il tuo numero di tavolo, e paghi dal telefono e poi loro ti portano direttamente l'ordine. Super comodo. Mi stavo dimenticando di fare video, infatti ho già iniziato il panino, che comunque è molto buono. E questo è il... come si chiama? Il tre cotto. Sembra buono anche questo. Com'è? Non lo sai, perché non l'hai ancora assaggiato. Se mangiare lo mangio. Mangia. Eccoci, questo è l'appartamento di Oslo, la camera con cucina di Oslo, tutto a portata di mano, il letto e la mignon cucina, però vabbè, ci sta, è semplice, minimalista. Questo è il bagno, semplice minimalista anche lui. Buongiorno, la giornata inizia male con le colonnine che non si attivano, comunque noi andiamo avanti in parterre lo stesso. Partiamo il nostro tour di Oslo dal parco di Vigeland, o Vigelandsparken, che si trova dentro il... come si chiama?
Frogner Park, dove ci so, dove, che è famoso, diciamo, perché oltre ad avere una superficie di 320 ettari, ci sono delle sculture, bassorilievi e altre opere d'arte realizzate da questo Gustav Wigeland, che era un artista norvegese. Sono molto bizzarre, molto particolari e diverse tra di loro, quindi è un'occasione di fare una passeggiata al fresco, cioè più fresca del fresco di Oslo, ma anche ammirare delle opere d'arte contemporanee, d'arte contemporanea, e quindi avere un esempio di arte interattiva. Dentro il parco c'è questo bellissimo caffè, si chiama Enepolendet, con tutto il giardinetto fuori, molto molto carino, floreale, e tra l'altro si mangia molto bene, un caffè, una briochina qua, sta male, poi se c'è il sole come oggi. Allora, siamo usciti da Vigeland, di fronte comincia il quartiere vero Rikkansa di Oslo, perché quello di ieri sera con le case moderne è più da Rikkansa, cioè persone arricchite. Queste sono villozze dove c'è proprio la Oslo bene, con le sciure che vengono a fare attività fisica al mattino insieme ai loro bambini che lasciano nelle carrozzine rigorosamente coordinate col loro vestiario. Così si fa. È Lovenskjoldsgate, che ha delle vibes palesemente da Notting Hill, infatti penso che il periodo di realizzazione di questi edifici sia lo stesso. Notting Hill ovviamente a Londra. E a confronto, oggi sono tutte due case Rikkansa, però quella a sinistra si vede che era una vecchia casa, diciamo, popolare norvegese, quella a destra invece è proprio un palazzo ben più recente, diciamo sarà di inizio Novecento, metà intorno anni 30. Infatti il proprietario è appena uscito. Esatto, giusto per dire. Sono anche un sacco di 500 elettriche della prima generazione, ovvero di quelle basate su quella che da noi è l'attuale 500 termica, che è un modello vecchio, e credo, non so se in Italia le vendevano, ma so che ufficialmente le vendevano solo in America, come si vede dal fatto che sono pensate per il mercato americano, e anche in Norvegia, dove le importavano ufficialmente, però hanno dovuto fare la targa quadrata. Altre case che una volta erano non umilissime, però diciamo neanche le più ricche, che oggi ovviamente abitarci costa un bel po' di soldi. Qual è la vostra preferita? Quella gialla, quella scura o la mia? Quella rossa è bella, stupenda, però anche questa scura non è male. Ma siamo invece alla chiesa dove probabilmente si sposano e si confessano e fanno tutto i Rikkansa se vengono, cioè la Uralimborkirke, che prende il nome da questo sobborgo del quartiere Rikkansa. Questa si vede che è di epoca danese, comunque si ispira all'architettura danese scandinava del Rinascimento, anche se potrebbe essere anche un neogotico, non lo so, non l'ho letto. Se siete fan di Scam, non sentirete niente, se siete fan di Scam, Norvegia ovviamente, questa è la scuola attualmente in ristrutturazione dove è ambientata la serie, le quattro stagioni che compongono la serie. È una scuola vera, tant'è che alcuni degli attori che recitano hanno fatto davvero, cioè mentre recitavano andavano anche a scuola davvero lì dentro. Non è brutta però, eh. Peccato che sia tutto così sotto, se no andavamo davanti. Un altro consigliato per venire a fare una colazione o una merenda si chiama Caffè Neriat, e anche qua ci sono ambientate alcune scene di Scam.
in fondo o all'inizio di Kanyonsgate, vedi lì la via principale, questo qua è il Palazzo Reale di Oslo, dove vive attualmente la famiglia reale e il nostro araldo pubblico nazionale. Il colore dovrebbe farvi intendere che è un'opera di derivazione svedese, perché quando la Norvegia era sotto la Danimarca, nei 400 anni, il Palazzo Reale era una sorta di stalla. Oggi non esiste più, ci sono dei disegni che potete trovare in giro, perché ai danesi fondamentalmente non è che gli interessasse molto venire qui, poi comunque era un'altra concezione, era epoca moderna. Quando la Norvegia passa sotto la Svezia siamo già nell'Ottocento, quindi c'è già epoca di romanticismo e soprattutto anche la Svezia stava già passando a un tipo di monarchia più verso quella parlamentare. Quindi i sovrani svedesi, nel poco tempo che hanno governato qui, hanno realizzato questo palazzo dove venivano qui a soggiornare, dove mandavano anche il loro governatore, finché appunto poi la Norvegia non ha raggiunto pacificamente l'indipendenza nel 1905 e la famiglia reale, che in realtà è un ramo di quella danese, si è trasferita qui. L'architettura comunque si vede che è neoclassica ovviamente, ma molto semplice, non ha la magnificenza né di Borgen a Copenaghen né del Palazzo Reale di Stoccolma, proprio perché è stato realizzato in un periodo in cui l'aristocrazia ormai aveva già perso di potere effettivo, stava già diventando un simbolo quale è tuttora, e quindi diciamo è un palazzo più simbolico che altro. Comunque dietro la parte più carina con le due braccia, perché al contrario questo, ci sono anche dei giardini e ovviamente alcune aree, quelle non abitate dai reali, si possono visitare. Vorreste venire a studiare qui? Beh, magari se mandate domanda potete essere presi. Questa è l'Università di Oslo, quella pubblica, quindi gratuita. E insomma, niente male. Questo poi è il campus più centrale, più antico. L'Università di Oslo si divide in diversi campus, però mica male. Uscite, salite un attimo la strada e andate a fare merenda da Araldo, che vi ospita e vi chiede come stanno andando gli studi. Finito il giro mattutino, siamo già un po' stufi della città e allora, visto che siamo dei turisti quasi atipici per essere italiani, prendiamo di nuovo la nostra macchinetta, anche perché stavamo spendendo un botto di parcheggio, e ci allontaniamo dal centro per andare in una località esclusiva, Bygdøy, che è una sorta di penisola a ovest di Oslo, si può raggiungere anche con i mezzi, dove i locals, ovvero appunto le persone che abitano a Oslo, quelle anche con un certo reddito, cioè più alto di quelli che già ce l'hanno alto, hanno una sorta di loro spiaggettina dove possono prendere il sole d'estate, fare il bagno, anche perché i colori non dico che siano caraibici, ma comunque non sono da buttare, o fare anche dei picnic, sempre che sopportino i gabbiani che cercheranno in ogni modo di rubargli il cibo. E a Bygdøy ci sono diversi musei, tra cui il Folkmuseet, che visitiamo dopo pranzo. Quella dietro di me è una Stadtkirche, una perché in Norvegia ce ne sono diverse, ed è un tipo di chiesa vichinga che si trova solo o quasi esclusivamente in Norvegia, ed è riconoscibile perché è tutta esclusivamente in legno e si ispira diciamo alla cultura vichinga e in particolar modo alle navi. Questa ovviamente, come tutto questo museo, è una ricostruzione di una Stadtkirche che dovrebbe risalire intorno al X-XI secolo, ma è riprodotta molto fedelmente e si può visitare anche all'interno. In generale il Folkmuseet segue un po' l'onda, se vi ricordate, di De Gamle By Aarhus, quindi una ricostruzione storica e architettonica delle varie fasi della Norvegia. Qui ovviamente è tutto molto più agreste, perché la Norvegia nel passato è stato un paese povero e poco sviluppato, ma è interessante comunque vedere come si è passati dall'epoca norreno vichinga fino poi all'8-900, con le case sempre in legno ma trattate in modo diverso. Finita la visita al Folkmuseet abbiamo ripreso l'auto, ma non siamo tornati in centro, siamo andati in una zona invece più a nord, ancora più collinare, che si chiama Holmenkollen, dove c'è un trampolino olimpico che si può visitare e dalla cui cima si può vedere tutto il panorama di Oslo e del suo fiordo, davvero indimenticabile. Finita la visita siamo andati a Roseslottet, che significa letteralmente Palazzo delle Rose, ma non fatevi ingannare dal nome, non è un edificio storico, ma un museo a cielo aperto, un'esposizione a cielo aperto con esposte delle opere d'arte che ripercorrono l'invasione della Norvegia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Scusate, non posso utilizzare i termini veri su YouTube, sennò vengo bannato.
Penso sia stata una delle esperienze più suggestive di tutte. Tra l'altro stavano preparando pure un concerto jazz per la sera, perché d'estate è molto utilizzato, e credo che sia uno dei musei più suggestivi, non so se più belli, che abbia mai visto. Terminata anche questa visita, siamo andati a fare una piccola merenda aperitivo, non particolarmente economica, in un barettino carino, sempre con vista, e che è ricavato in un edificio in stile medievale, norreno anche questo, e poi siamo andati in un altro luogo visitato da Scam, non in centro, si chiama Eksbergparken, è fuori ma questa volta sul lato orientale della città, dove ci sono altre statue un po' cringe se vogliamo, però comunque niente male, e dove sono ambientate delle scene di Scam con Nora e il suo fidanzato. Abbiamo aspettato il tramonto e poi siamo tornati a casa. Scendendo da queste colline, sia queste di Eksberg dove sono appena stato, sia quelle del resto della giornata, guidando mi sembra di ricordare una scena di Fast and Furious Tokyo Drift, voi direte, ma che film di merda che sei andato a prendere, però Oslo dà queste vibes un po' di Tokyo, con questa conformazione lineare e ha queste strade tortuose nel salire nei suoi dintorni. Non lo so, è una città da esplorare in macchina e te la godi sia a piedi ma anche in macchina, al suo perché insomma, e poi c'è dei tramonti fenomenali. Un problema, non riesco a far funzionare sta roba, cioè non si accende. Come va? Ho trovato l'inghippo. Bisognava far partire il cronometro. Questa è una piazza molto curiosa. Sto da cercarlo. Ma vedete che è in questo stile estremamente italica ispirazione, con il porticato, questi sono tutti i negozietti, il micro stato lì, l'edificio principale con l'orologio, poi di fianco gli edifici sono abbastanza brutti. Questa è la sede dell'Arbeiterpartiet, cioè il partito laburista, e questa non lo so, è solo brutto, però questo è curioso, qua infatti ci fanno anche degli eventi. Ed eccola qua, Oslo Domkirk, la cattedrale, edificio religioso principale della città, anche qui in stile scandinavo, con i mattoni un po' giallini che rimandano subito all'epoca svedese. Ormai avete capito che tutto ciò che di giallo c'è a Oslo, più o meno, è opera degli svedesi. Prima tappa di questo secondo e altrettanto intenso giorno a Oslo è il Munchmuseet che vi ho introdotto l'altra sera. L'edificio tutto strano si chiama Lambda ed è alto 60 metri ed è un'opera architettonica a se stessa, visto che comunque vuole porsi come attrazione della città e in qualche modo ci riesce. L'edificio è costituito da 13 piani e 11 gallerie, tutte dedicate all'artista più famoso della Norvegia, Edvard Munch, in più sensi, nel senso che ovviamente ci sono le sue opere, non l'urlo che si trova da un'altra parte, ma ci sono anche delle interpretazioni, dei rimandi anche ad altri artisti, sia moderni che anche della sua stessa epoca. Alcune sale sono interattive, quelle più in alto, e ci sono anche spazi dedicati ai bambini. In basso invece c'è lo bookshop, dove io avevo tra l'altro preso un regalino per mia sorella, e il bar. Sul fatto che piaccia o non piaccia, beh, se siete grandi fan comunque non ne vorrete più uscire, se invece vi piace ma non ne siete così entusiasti, io posso confermare che 11 piani cominciano ad essere importanti. Bevo il mio filter coffee pagato 3,80€. Mi riscontro che una delle cose che mi colpisce di più di Oslo è questa sua grande attenzione al lato umanistico, alla cultura. C'è il Munch Museum nuovo, che è gigantesco, la nuova biblioteca dove mi trovo in questo momento, il National Museum, lo Slott, tutte queste
queste mostre, diciamo, questi musei dedicati all'arte, che rientrano un po' in questo programma che c'è fin da quando è nata la Norvegia moderna, di ricrearsi un aspetto culturale che le è stato negato. In Norvegia è il periodo di dominazione danese che va dal 300 fino al 900, fino all'800, tenendo conto poi anche della dominazione svedese dell'altro secolo, viene chiamato un sonno lungo 400 anni, nel senso che è come se la storia norvegese per loro fosse stata interrotta quando sono state annesse alla Danimarca. Diciamo che questo è vero in parte, nel senso che non è che la Norvegia ha smesso di esistere in quel periodo, ci sono stati re danesi che se ne sono interessati, a Oslo per esempio Cristiano IV di Danimarca, che è quello che ha dato il nome Cristiania alla città, però effettivamente è vero che è come se si fosse bloccata, dall'epoca vichinga, tardo vichinga, coi primi re, Harald, Bella Chioma e viceversa, e poi ha perso questo suo indipendenza, quindi probabilmente oggi vuole crearsi una cultura, perché una storia, perché fondamentalmente la storia è come spettata metà, è come se si fosse passati dall'epoca medievale a quella moderna senza quasi nulla nel mezzo, e lo si vede anche nella valorizzazione estrema che ha Edvard Munch, che è, diciamo, l'unico un pittore classico che ha valenza internazionale per la Norvegia. Allo stesso modo lo ha in ambito letterario di Henrik Ibsen, l'unico drammaturgo, l'unico scrittore classico conosciuto a livello internazionale. Ma questo si fa capire guardando le opere di Ibsen originale quanto la Norvegia sia legata in realtà alla Danimarca. Per esempio Ibsen stesso, per quanto sia uno dei fautori della valorizzazione culturale della Norvegia moderna, lui scriveva in danese e non in norvegese. Sono rimaste poche cose del suo passato, vuoi perché diciamo non è che avesse mai costruito qualcosa, vuoi perché alcune sono andate distrutte. Comunque questa è una fortezza militare che risale all'epoca moderna, si chiama Akershus, e ovviamente in posizione strategica perché è proprio sull'avamposto del fiordo. È anche però tristemente nota perché qui durante la seconda guerra mondiale venivano imprigionati alla fine i dissidenti politici che si erano opposti al regime imposto dal baffuto di quel periodo lì, che aveva imposto ovviamente dopo l'occupazione un governo fantoccio. Oggi diciamo ospita, è una di proprietà militare tra l'altro, e ospita un museo che andiamo a scoprire insieme perché non ho ancora capito cosa c'è dentro. Ha preso invece la crepa, che in questo caso era molto buona. Comunque si vede che sono cose che fanno loro e che è gente studiata sulla cucina, diciamo, quindi approvato. Ed ecco qua il mio ordine, noodle fatti a mano, sembrano molto molto buoni. Ricky invece si è preso una crepe norvegese. Che? Dovrebbe avere il prosciutto norvegese, formaggio, altre che mostarda e... Va bene, adesso poi vi diciamo com'è. Facciamo l'assaggio in diretta della crepe. Buona, vero? Buona. L'ho assaggiata prima io di lui. Invece il mio è noodle con peanuts, che sono le... come si chiamano? Cioccioline, tipo. Pomodori e un sacco di altra verdura e uova strapazzata. Anche questi molto molto buoni.
giornata d'arte ad Oslo è il National Museum, che è nuovo, mi sembra che sia stato inaugurato quest'anno o comunque a fine del 2021. Tutto ecologico, perché hanno usato per costruirlo cemento riciclato, legno, insomma c'è stata una grande attenzione. Quello che fa scalpore è che è pubblico, quindi non è come il museo che è una collezione privata, di una fondazione privata, questo è pubblico. Ci sono 88 sale divise tra una mostra, diciamo, non temporanea, ecco, dedicata alla moda norvegese, alla creazione della moda norvegese, e poi le altre sale che vanno dal 500 al 900. Il museo è il più grande di tutta la Scandinavia nel suo genere. È sviluppato su tre piani, compreso il piano terra, al suo interno una libreria, una biblioteca e un bar interno molto grande. Salendo si arriva a questa terrazza enorme, molto, veramente molto grande, sempre in questo cemento di riciclato di pietra, dove poter prendere ancora qualcosa da bere oppure ammirare di nuovo il fiordo, perché avete capito che Oslo sviluppa i suoi monumenti per ammirare il fiordo, e di là si vede Akershus. È il centro per il Nobel per la pace, perché non so se lo sapete, ma il premio Nobel viene consegnato in Svezia, a Stoccolma, tranne quello per la pace, che viene consegnato nello stesso periodo qui. C'è un museo dentro con tutti quelli che l'hanno vinto, a me sinceramente non interessava, quindi ve lo faccio vedere solo da fuori. Il National Museum si trova proprio all'inizio di Akerbrygge, il quartiere forse più famoso di Oslo oggi. Si chiama Akerbrygge Tjuvholmen, sono due quartieri uniti in un'unica zona, diciamo. Akerbrygge è un'ex zona portuale, il più grande complesso di riqualificazione della città, che vede ancora intatti dei magazzini portuali ottocenteschi in mattoni rossi, come sono proprio evidenti, che ospitano oggi dei locali alla moda, e tanti ristorantini dove d'estate si può pranzare o cenare all'aperto, con edifici molto moderni e tra i più costosi, manca a dirlo, della città. Tjuvholmen invece è un quartiere dedicato all'arte, dove c'è anche un'opera di Renzo Piano che ospita il museo navale, credo marittimo, una roba di questo genere, con delle installazioni e anche delle gallerie d'arte. È una zona comunque ottima sia per fare degli aperitivi, sia anche per entrare in delle botteghine e rinnovare il proprio guardaroba eventualmente.